La terza canzone di cui vi voglio raccontare, che è la traccia 3 dell'album Romanticamente, si intitola Shadows and Lights. Ecco che qui voglio raccontarvi perché romanticamente l'ho voluta utilizzare come una parola da tre significati: romanticamente, l'avverbio, il totale, romantica e mente, perché in questo caso ho cercato delle atmosfere romantiche, ma partendo da un'idea di base, quindi ecco la mente che suggerisce alla parte creativa un qualcosa. Questo più che un racconto, ci saranno alcuni dettagli musicali, ma vorrei raccontarveli nel modo più semplice possibile, perché so che molte persone che mi seguono e magari avranno la pazienza di guardare questi miei racconti, questi video, magari musicisti non sono, però ci sono delle cose che molte persone che non sono musicisti non si accorgono, magari non sanno di avere una grande sensibilità musicale. E ricordo anche che non c'è bisogno di farlo di lavoro per essere musicisti, ok? Basta suonare e avere attitudine alla musica e amarla. Bene, la parte mente che cosa fa? Crea un vincolo. Io volevo creare due colori, queste ombre e luci, shadows and lights, che potrebbe anche essere lights and shadows, io l'ho messo in quest'ordine. E come l'ho fatto? Prendendo due scale, una è la scala di La maggiore, una è la scala di La minore melodico. Ripeto, per chi non è musicista, che cosa cambia tra queste due scale? Beh, diciamo che quasi tutti ormai, anche quando andavamo a scuola, mi ricordo da ragazzino, ci spiegava che l'accordo maggiore è un accordo felice, l'accordo maggiore è felice e l'accordo minore è un accordo triste. Ok? C'è anche invece che già chi già spiega che questo è un accordo da più chiaro e questo un pochino più scuro. Bene, queste due scale messe una di fianco all'altra hanno gli stessi suoni, eccetto che per una nota, che è la nota che determina che questi due accordi siano chiaro o scuro, felice o triste. Tant'è che le due scale sono queste: La maggiore o il La minore melodico, che è soltanto una nota cambia. Bene, e come ho voluto creare queste luci ombre per poi tornare a legarmi con questa canzone romanticamente al progetto, che poi è anche la canzone, la title track, quindi la traccia numero uno. Ok, il brano inizia con questo che per me di queste luci ombre è, potrei definirlo un abat-jour, ok? O forse una candela come quelle che ho qui di fianco a me, quindi. Bene, ed è questa. Poi ci sono queste folate di vento che fanno muovere la fiamma e quindi creano queste luci ombre. Uno potrebbe anche dire, bah, secondo me te ti fai dei viaggi. Ok, però la musica è secondo me una sostanza stupefacente. Ecco che quindi questa luce crea delle ombre anche contro il muro. E poi arriva questa scala che sfocia in questo accordo che reputo assolutamente romantico. Ecco, pensate che questa è una scala fatta in fila così. Ok? Partendo da sol diesis. Però questa tecnica esecutiva permette di darle questa sonorità. E qui inizia il dubbio, questa zona di penombra in cui quell'accordo che si chiama dominante, qui per chi non è un musicista non significa niente, ma gli accordi uno dei due porta all'altro, ok? Io ho voluto creare il dubbio di quale fosse prima, qual è prima l'uovo o prima la gallina, e quindi creare questo dubbio tra la dominante e la tonica, e quindi a un certo punto queste vengono chiamate dominanti secondarie e portano a far sembrare il brano finito quando arriva su questa nota, ma arriva poi di colpo la parte assolutamente di luce, quella più chiara.
questa parte si ripete, ma per andare poi nel minore e cercare di legarmi a quella parte un po' mediterranea che ho voluto in romanticamente, c'è un accordo che io amo particolarmente e ve lo faccio sentire. Fa questo. Ecco, questo accordo qui è come se fossimo ancora nella zona della luce, no? del maggiore, e qui si apre una finestra su una luce totalmente diversa, quindi pensate che questo, per chi non è musicista, ha un nome che sembra un codice, perché questo viene chiamato Si, questa nota si chiama Si, e questo si chiama Si tredicesima nona bemolle, e fa così. E questa parte è quella che è forse quella più luminosa, è come immaginare questo mare dove sopra il sole rifletta questa forte luce. Per poi arrivare verso il finale che fa. Ed ecco che torna la luce dell'inizio. E questo è il mio racconto di Shadows and Lights.